Erika Stefani, un disegno di legge per dare la possibilità a tutti di usufruire degli asili nido gratis? È un importante disegno di legge questo della Lega Nord. Va bene che ogni 8 marzo si parla di donne, sembra che si parli solo in quella giornata lì, ma noi della Lega in realtà abbiamo vari progetti anche a tutela proprio della famiglia. Uno fra questi è proprio questo. È un disegno di legge che permette la possibilità di avere proprio, di poter mandare i propri ragazzini agli asili nido gratuitamente, ma non solo. Ci sono anche delle proposte che sono volte ad esempio a inserire gli asili all'interno dei posti di lavoro. Perché in questo momento dove si parla di crisi, si parla di problemi, la legge elettorale, è cambiato il governo, noi pensiamo invece che c'è un grosso problema che è quello della famiglia. Il problema di seguire i propri bambini, il problema proprio di contemperare anche proprio le esigenze delle madri lavoratrici con le esigenze di accudire i propri figli. C'è Perché c'è questa necessità? una grande necessità perché al giorno d'oggi, in questo momento di crisi, arrivare a fine del mese è difficile e soprattutto per le famiglie dove magari spesso si vive con uno solo stipendio. Oggi un asilo nido, secondo le medie che sono state rilevate, può costare a una famiglia, da dati che dal sud, circa in Basilicata, circa 100 euro al mese, fino ad arrivare ai 400 euro per la Val d'Aosta. Una media che possiamo dire attorno nella zona della Lombardia di 300 euro al mese. 300 euro al mese sono tanti, soprattutto per uno stipendio. La soluzione che noi abbiamo proposto è proprio quella di avere questo servizio invece gratuitamente. Gratuitamente perché noi della Lega abbiamo anche individuato una modalità proprio di finanziamento che è molto importante, andiamo proprio senza andare a toccare sicuramente le tasche delle famiglie, andiamo invece a incidere ad esempio fra i tanti sul money transfer e quindi di chiedere la tassazione anche su questi spostamenti dei capitali all'estero.